Buongiorno a tutti, mi chiamo padre João Paulo Dantas, sono professore di teologia dogmatica presso la Facoltà Cattolica di Belém, una città che si trova nella regione amazzonica brasiliana. Ecco, sono stato studente alla Facoltà di Teologia di Lugano e oggi sono anche libero docente presso la stessa facoltà. È una immensa gioia unirmi a voi durante questa settimana intensiva. Vorrei ringraziare in modo particolare il professore Manfred Hauck per questo invito. Avrei voluto essere con voi lungo l'intera settimana intensiva, ma purtroppo la pandemia non ci ha permesso. Un saluto speciale e cordiale a tutti i professori e a tutti gli studenti che noi abbiamo la gioia di conoscere. E vorrei affidare questa presentazione alla Vergine di Guadalupe. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Madonna di Guadalupe, prega per noi. Totus tuus, o Maria, et omnia mea, tua sunt. Odie et semper. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Buongiorno a tutti. Il titolo della nostra conferenza è Leo Shevchik e la teologia in America Latina. Faccio un'osservazione importante. Io adopererò due abbreviazioni. Dirò LS per riferirmi al cardinale Leo Shevchik e dirò anche TDL per riferirmi alla teologia della liberazione. Leggo adesso il riassunto che abbiamo preparato. Il nostro intervento vuole offrire un contributo alla comprensione di un aspetto della vita teologica del cardinale Leo Shevchik. Poco noto la sua analisi riguardante la teologia della liberazione, nata negli anni 60 in America Latina. La fonte principale della nostra ricerca è stata una decina di articoli pubblicati tra il 1978 e il 1993, che insieme ci offrono il suo parere teologico sulla TDL. Come mai un teologo tedesco classico si è interessato alla teologia della liberazione? Prima di tutto direi che LS ha avvertito prima ancora delle due istruzioni della Congregazione per la Dottrina della Fede i pericoli di alcune delle sue proposte teologiche per tutta la teologia cattolica. Ha cercato di identificare le radici di alcuni dei suoi errori più gravi e ha provato a mettersi in dialogo con i teologi dell'altra sponda dell'Atlantico con lo scopo di un arricchimento reciproco. Da teologo cattolico, E.S. rivela negli articoli che abbiamo esaminato la sua fede e la sua carità, che da una parte riconosce i meriti della teologia nascente, dall'altra comprende il bisogno di intervenire per indicare i limiti di questa teologia ed offrirle delle nuove prospettive. Il nostro articolo si dividerà in sette parti, ma noi, in questo riassunto che facciamo, toccheremo soltanto a quattro punti. Primo punto, uno sguardo generale alla TDL. Secondo punto, il suo intervento in materia cristologica. Terzo punto, il suo intervento sul problema dell'unità della storia salvifica e mondana. E finalmente, la sua critica alla ermeneutica biblica della teologia del politico. Primo punto, uno sguardo generale alla teologia della liberazione. Nel 1981 ha scritto un piccolo articolo con il titolo Theologien der Befreiung, ossia teologie nel plurale della liberazione.
in cui, nonostante riconosca l'esistenza di diverse tendenze all'interno del movimento teologico conosciuto come TDL e il rischio di criticarla, nella misura in cui le critiche possono sembrare una sorta di condanna a delle legittime preoccupazioni, all'impegno e agli ideali inseguiti da essa, propone una critica, un'analisi critica al nucleo comune delle diverse correnti di questo movimento teologico conosciuto come TDL. Un altro problema riconosciuto dal teologo tedesco è la difficoltà per un teologo non latinoamericano di entrare nell'orizzonte ermeneutico della TDL. Molti teologi della liberazione già hanno detto che un europeo non può capire perfettamente la TDL. Tale affermazione però è in realtà contraddittoria, poiché una vera teologia deve avere un carattere universale. Universale nel senso della cattolicità religiosa e nel senso scientifico. D'altra parte, altri teologi della liberazione aspirano a che tutta la teologia cattolica si arricchisca con la TDL. Essa sarebbe una sorta di fonte di rinnovamento teologico per tutta la Chiesa. Di solito viene accettato da tutti coloro che studiano il fenomeno della TDL, che la conferenza di Medellín del 1968 ha inaugurato, come se fosse una sorta di Pentecoste continentale, un nuovo tempo in materia di teologia latinoamericana. L'intuizione iniziale era quella di sviluppare un programma per la missione della Chiesa nell'America Latina. Alla luce dello spirito del Vaticano II e del successivo Magistero Sociale Pontificio, offrendo i fondamenti biblici e le categorie teologiche necessarie per ben fondare il sopracitato programma. Il progetto di liberazione si fonda sul fatto dell'uomo essere creato ad immagine di Dio e sull'evento paradigmatico della Pasqua. Lo scopo era promuovere la giustizia e la pace e perciò era necessario lavorare per il cambiamento delle strutture sociali, politiche ed economiche, senza dimenticare i cuori umani. Il cammino dovrebbe essere segnato dalla fede e dalla carità. Però si è osservato che nello sviluppo successivo il fattore politico si sviluppò più che i fondamenti biblici. La ricerca per la pace e la riconciliazione cedettero spazio a una strategia di matrice marxista del conflitto e della lotta di classe. L'analisi marxista passò ad essere adoperata anche per analizzare la struttura della Chiesa stessa e il risultato fu quello di affermare che la Chiesa è determinata dalla dialettica della lotta di classe e di promuovere questa lotta per arrivare ad una vera e propria rivoluzione. Il rischio era di ridurre il cristianesimo al socialismo e la Chiesa e la teologia all'ideologia. Tra gli elementi comuni alla TDL, LS sottolinea l'unità tra storia della salvezza e storia terrestre. Questa unità favorisce una concezione che tende a identificare lo sviluppo del regno di Dio e gli sforzi cristiani in vista di una società più umana e giusta. Secondo gli esponenti della TDL, voler distinguere tra storia salvifica e mondana o tra missione soteriologica della Chiesa e impegno terrestre sarebbe un segno di concezione dualista. Si osserva che il centro di attenzione non è più la vita ecclesiale e la sua ricchezza teologica e missionaria, ma il mondo. La storia della salvezza rischia di diventare parte della storia mondana. La Chiesa sembra diventare una sorta di istituzione sociale appartenente alla storia, allontanandosi dalla sua essenza e missione soprannaturale. La Scrittura è ammessa come forza ispiratrice, ma viene adoperata, si potrebbe dire quasi manipolata,
reinterpretata in un modo selettivo, con lo scopo di rendere credibile l'ideale di liberazione umana. Un concetto come libertà, ad esempio, non trova il suo vero significato nella rivelazione cristiana, ma nel pensiero socio-filosofico moderno. La fede sembra ridotta alla forza di origine religiosa che possa aiutare a mettere in marcia il movimento della liberazione. Poiché questo movimento è qualcosa di concreto e pratico, la riflessione sulla fede deve partire dalla realtà storica ed essere fondata sulla prassi. La prassi liberatrice assume un ruolo primordiale e normativo per la TDL. La prassi teologica diventa fonte di verità. Locus theologicus, la teologia nasce dalla prassi e deve condurre alla prassi. La prassi è legata all'opzione preferenziale per i poveri. Il teologo deve impegnarsi in questa causa come una scelta radicale di vita. La teologia deve promuovere degli eventi rivoluzionari. Elias osserva che il rapporto tra prassi e riflessione teologica, nonostante i tentativi fatti da esponenti della TDL, sembrano oscuri e mettono in difficoltà la richiesta di scientificità della TDL. Merita, secondo il nostro autore tedesco, un'attenzione particolare il modello proposto da Gustavo Gutierrez, il teologo peruviano. Trattasi del primo tentativo di fondazione sistematica della TDL. Il riferito autore mette in rilievo la dimensione sapienziale della teologia classica, mentre presenta la TDL come una riflessione critica sulla prassi di liberazione storica, ricordando che la Chiesa deve impegnarsi in questo processo nella misura in cui il concetto di salvezza cristiana include lo sviluppo storico della umanità. Gutierrez cerca di distinguere la liberazione di tipo socio-economica dalla liberazione dal peccato orientata alla concezione della grazia. Tuttavia il termine è equivoco, perché ora assume il suo senso teologico classico, ora sembra indicare piuttosto dei fenomeni sociopolitici, un insieme di strutture di oppressione e di schiavitù sociale che influenzano la storia e resistono all'influsso del Vangelo. Nel suo pensiero, storia della salvezza e storia profana si confondono e conseguentemente si confondono anche la missione soprannaturale della Chiesa e il suo impegno terreno per un mondo più giusto. L'autore cerca di evitare, sì, l'identificazione tra queste realtà distinte, ma spesso le sue formulazioni affermano l'esatto contrario. Secondo Gutierrez, la liberazione storica porta alla salvezza finale e non la salvezza che influenza la storia in vista della liberazione umana. Non sembra ammissibile in questa visione che la libertà, la verità e l'amore possano fiorire nelle peggiori delle condizioni sociali. Elias aggiunge che si osserva anche delle debolezze sistematiche nella cristologia proposte dal teologo peruviano. Secondo Shevchik, il modo in cui viene analizzata l'opera di Cristo, la parzialità e il mancato senso di proporzione hanno in qualche modo sfigurato Gesù Cristo in questo modello teologico. Le critiche che la TDL fa a un cristianesimo centrato sull'interiorità e a una chiesa apolitica non devono però essere scartate, poiché la missione soprannaturale della Chiesa si trova legata, senza identificarsi, con il suo impegno per un mondo più giusto, ma si deve trovare la giusta via. Arriviamo così al secondo punto della nostra presentazione, Cristologia. Tra il 1978 e il 1984, il professore LS ha scritto almeno 4 articoli per mettere in evidenza la fragilità e i limiti di un certo tipo di cristologia maturata nell'ambito della teologia della liberazione. Nel 78 ha pubblicato in spagnolo Implicaciones políticas en la cristología,
l'articolo sembra rivolgersi sia alla teologia politica di Metz, sia alla TDL de Gutierrez. Però i ben sei riferimenti al teologo peruviano sembrano indicare il vero scopo del suo intervento in materia cristologica. Elias cerca di rispondere alla domanda: si può veramente parlare di un Cristo politico? L'articolo comincia per ricordare che l'attuazione e gli orientamenti del cristianesimo e della Chiesa trovano i suoi autentici fondamenti in Gesù Cristo stesso, nella sua parola, nei suoi gesti, ossia nella sua persona. La missione della Chiesa nel mondo trova il suo vero fondamento nella intera persona di Gesù e nel suo mistero. L'articolo è diviso in quattro parti. Nella prima, mette in rilievo il problema dell'aggettivo politico nell'ambito della cristologia. Trattasi o di una porzione, anche se molto importante, della realtà umana, o, come alcuni pretendono, tenendo in conto una certa iperdilatazione del concetto di politico, avrebbe un senso universale, analogo ai concetti storico e umano. Nel primo caso, una cristologia politica sarebbe sinonimo di un Cristo mutilato o ridotto, parziale e non totale, mentre nel secondo caso il concetto universale, ma esclusivamente empirico, immanente al modo e positivista, escluderebbe la trascendenza, cioè significherebbe una cristologia non trascendente, limitata alla sfera del politicismo e del sociologismo. Il nostro teologo riconosce che sia legittimo appoggiare degli aspetti parziali della vita dell'uomo e della Chiesa nella persona di Cristo e nel suo evento universale, come si fa quando si usano l'espressione Cristo umano, Cristo etico o allora Cristo politico. Però non si può ammettere che tali aspetti ci facciano perdere di vista, da una parte, i limiti del suo essere frammentario e dall'altra la necessaria totalità del mistero di Cristo. Non si può, ricorda Elias, dimenticare il Cristo preesistente o il Cristo cosmico, o allora il Cristo sacramentale, che continua a rendersi presente e ad operare nella vita della Chiesa. Altri due pericoli si presentano in questo tipo di atteggiamento teologico. Si può attribuire un'eccessiva importanza a un aspetto parziale di Cristo, con una conseguente svalutazione della totalità del mistero. Una visione parziale di Cristo può essere tentata a proporre degli aspetti legittimi e anche inesatti su Gesù Cristo, il Figlio di Dio. Detto ciò che è stato detto finora, conviene domandare: si può veramente parlare di un aspetto politico di Cristo o addirittura di un Cristo politico? La risposta a questa domanda non è negativa, ma è necessario che si ricordi di un doppio fallimento: quello della ricerca sulla vita di Gesù con lo scopo di ricostruirla e quello di un'interpretazione parziale di Gesù, che nascono più o meno insieme e si intrecciano in molti punti salienti, molti punti e aspetti. Nella seconda parte della sua riflessione, Elias cita una serie di teologi dei secoli XIX e XX, che hanno proposto degli approcci parziali a Gesù Cristo. Si nota in questi approcci che la divinità di Cristo non è negata, ma sembrerebbe svuotata dal suo senso dogmatico, avendo come scopo piuttosto di mettere in rilievo il gran valore dell'umanità di Gesù. Il fallimento di questi approcci parziali a Gesù Cristo avviene al contempo del fallimento della ricerca storica sulla vita di Gesù, come è stato indicato da Schweitzer e Jeremias. Il problema di fondo, secondo Elias, non si è preso sul serio il fatto che, al considerarsi Cristo soltanto sotto la prospettiva storica,
non si sarebbe potuto abbracciare il Cristo totale, poiché esso deve essere letto e contemplato nell'unità tra storia e fede, tra scienza storica e verità dogmatica, tra Gesù storico e Cristo della fede, fonte della vita e dell'annuncio della Chiesa. E lei si domanda: se Cristo non è Dio, allora perché l'uomo di oggi lo sceglierà come il suo modello politico, date la distanza storica e le differenze contestuali non dimenticabili? Nella terza parte del suo articolo, L.S. tratta della dimensione politica di Gesù storico, tenendo conto della scarsa importanza che la teologia classica ha dedicato all'aspetto umano della vita di Gesù, da una parte, e della unilateralità contrapposta con cui la teologia politica e la TDL si avvicinano di Gesù Cristo, in cui si nota una tendenza a mutilare la cristologia e a non rispettare il principio teandrico, secondo il quale le azioni umane di Gesù devono essere lette come azione dell'uomo Dio. Emerge da un'esegese parziale dei Vangeli una tendenza a presentare Gesù come vicino al movimento degli Zelotti o a interpretare in un modo esclusivamente o prevalentemente politico la sua morte in croce. Tale impoverimento del ministero e della morte di Gesù si trova ad esempio nell'opera di Gustavo Gutierrez. Elias si rifà alla critica di Kuhlmann per smontare gli errori dei tali approcci politici a Gesù, conclude affermando che le riforme sociopolitiche avverranno nella misura in cui avverrà una vera conversione dei cuori degli uomini. Proponendo uno sguardo dogmatico unitario sul Cristo, il teologo dell'Eslesia insegna che l'uomo Dio Gesù Cristo, riconosciuto come Redentore e Autobasileia, ha un rapporto con l'umanità ben distinto da quello del ridotto Gesù storico di tipo politico. Le parole e le opere di Cristo, che a volte sono interpretate come atteggiamento politico liberatore, come è il caso delle guarigioni degli infermi, gli esorcismi e la moltiplicazione dei pani, non hanno come scopo istituire nuove strutture sociali o identificare la redenzione con il semplice miglioramento della vita umana mondana, ma sono in realtà dei segni scatologici che hanno un significato esemplare per la vita cristiana che cammina verso la consumazione finale. In realtà, ricorda il nostro teologo, Gesù Redentore è la fonte di tutta la vita e di tutta l'attività della Chiesa, inclusa la dimensione sociopolitica del suo operare. Così come la divinità di Gesù illuminò il suo essere umano senza che esso ne sia assolto, così la missione soteriologica della Chiesa deve illuminare il suo agire sul piano sociale, senza dimenticare che la risurrezione di Cristo non fu un fenomeno naturale storico, ma la glorificazione definitiva dell'umanità del Signore, ossia un fatto escatologico che appartiene alla consumazione finale. Nel 1981 è pubblicato La devozione a Cristo come un medio dell'esperienza di Cristo, con lo scopo di rispondere a una richiesta fatta nel 1972 da Roger Fekmans di Bogotà, in occasione della visita dell'allora professore di Ratisbona, Josef Ratzinger, di proporre alla teologia tedesca di interessarsi per il culto al Sacro Cuore di Gesù, una forma di pietà molto radicata tra i credenti dell'America Latina. Tale devozione potrebbe offrire alla teologia degli stimoli per contrapporsi al riduzionismo e all'unilateralismo del Cristo politico che ha regnato sovrano nella TDL. Essa nei suoi primi anni ha spesso criticato la pietà popolare
come elemento di alienazione ecclesiale. L'incontro privato che si è realizzato a Ratisbona, organizzato dall'allora cardinale Ratzinger, non ha sviluppato un tema di interesse esclusivo della Chiesa latinoamericana, ma trattasi di un tema importante per tutta la Chiesa, in particolare in un contesto ecclesiale in cui, sotto il pretesto di una essenzializzazione della fede e della vita cristiana, inclusa la vita liturgica, si è creduto alla possibilità di rinunciare a delle forme e configurazioni della fede intese come accidentali. LS conclude il saluto iniziale ai partecipanti di questo colloquio di teologia affermando che in realtà il tema è di interesse universale. Ricorda che si proverà a superare il divorzio tra cristologia e devozione a Cristo lungo l'itinerario delle conferenze e delle discussioni, e che questo contributo può arricchire tutto il cristianesimo. Il suo intervento parte dall'idea che ci sia nel mondo e nella Chiesa una vera e propria richiesta di esperienza, e ciò ha portato a delle proposizioni cristologiche che includono esplicitamente il tema della possibilità di un'esperienza con la persona e l'agire salvifico di Cristo. Vengono citati diversi autori, ma il contenuto comune di questi tentativi viene riassunto da LS in tre punti: la realizzazione della giustizia e della liberazione, la riconciliazione con la storia, una sorta di metanoia, un sguardo fiducioso verso il futuro. Di fronte a questi punti, LS si domanda se esse non abbiano più a che fare con una prassi di regno di Dio e se non si potrebbe dire che nella ricerca attorno al concetto di esperienza con Cristo, in analogia con ciò che è successo alla ricerca critica sulla vita di Gesù, non fosse in qualche modo fallita, già che propone in realtà soltanto supposte esperienze con il Signore. LS solleva il fatto che ci sia in genere una superficialità filosofica in ciò che riguarda il concetto di esperienza. Un'eccezione sarebbe l'opera Esperienza trascendentale di Lotz, in cui viene ricordata, anche se non del tutto approfondita, l'importanza dell'esperienza del ricordo o anamnetica, che si rivela essenziale per la riflessione cristiana in materia. Per questo autore l'esperienza viene definita come la captazione diretta e comprensibile del reale preesistente. Viene citato anche Hans Urs von Balthasar, che definisce l'esperienza come la comprensione immediata della realtà. L'esperienza cristiana sarebbe un'inserzione della propria esistenza nell'esistenza di Cristo, in un cammino di continua conformazione di Cristo nel credente, fino a che si compia ciò che insegna San Paolo, finché non sia formato Cristo in voi. Non si può confondere esperienza, vivenza e pensamento, né presentare l'esperienza semplicemente come se fosse la rivelazione che accade oggi, tantomeno si può collegare dogmaticamente l'esperienza con Cristo nel concetto sperimentale nel mondo moderno, poiché sembrerebbe che l'esperienza con Cristo sia veritiera soltanto in questo contesto particolare. Il rischio è che si proponga con un incontro personale, non un incontro personale con Cristo, ma soltanto un ricordo vivace del suo esempio di vita. Per concludere il suo articolo, afferma che è nell'ambito della devozione a Cristo e della sua attitudine contemplativa che può maturare l'esperienza con Cristo. La contemplazione significa la forma spirituale di captazione per sperimentare la presenza del Cristo pneumatico con la conoscenza biblico-teologica del Signore. Questa esperienza abbraccerà in particolare l'umanità di Gesù e i misteri della sua vita. L'esperienza sarà allora con il Cristo totale e non soltanto con una raffigurazione di matrice politica, come accade nella teologia della liberazione, ad esempio. Quanto più feconda sarà
La vita contemplativa, ricorda Elias, tanto più essa influenzerà la vita attiva. L'influenza spirituale di Gesù nella vita umana, con tutte le sue dimensioni, inclusa la politica, sarà più profonda e determinante che quella di un semplice esempio riproposto dal ricordo soggettivo. Vedete bene la critica che fa a quello che si chiama spiritualità biblico-teologica proposta dalla teologia della liberazione. Ecco, adesso passiamo al terzo punto: storia della salvezza versus storia profana. Uno dei presupposti ermeneutici della TDL è l'unità tra la storia mondana e la storia della salvezza. Leo Shevchik scrive un articolo nel 1990: è il problema non risolto dell'unità entre storia mondana e storia della salvazione e la teologia della liberazione, per presentare la radice storico-teologica di questa visione. Mettere in rilievo i limiti nel discorso in materia e le difficoltà che ci sono nei tentativi di fondare tale posizione sulla cristologia e la teologia sacramentale. Nella seconda parte del suo articolo, la più lunga, comincia con un'analisi del pensiero di colui che viene presentato di solito come il padre della teologia della liberazione, ossia il teologo peruviano Gustavo Gutiérrez, che consacra alcune pagine del suo noto libro La teologia della liberazione a questo tema. L'autore sudamericano insegna che non ci sono due storie, ma una sola, Cristo finalizzata. Rifiuta l'idea di due storie che corrono in parallelo e di due storie profondamente connesse o intrecciate. Il fondamento presentato è cristologico-soteriologico, è l'unione ipostatica e il fatto che Cristo sia il Signore della storia, grazie alla sua opera redentrice. Elias si rivela in questo punto del suo articolo un critico dei mancati fondamenti filosofici e teologici del discorso di Gutiérrez. Gutiérrez afferma che c'è una distinzione tra la liberazione politico-storica e il regno. Ma questa distinzione non sarebbe essenziale. La prima realtà non sarebbe né una preparazione né una conseguenza della seconda realtà, ma la prima sarebbe un evento di salvezza, sarebbe il regno presente e crescente in mezzo a noi. La distinzione si troverebbe nel fatto che nelle forme storiche del regno non ci sta ancora la sua pienezza, ossia si potrebbe dire che la differenza tra una società umana giusta e il regno sarebbe soltanto quantitativa. Qui si vede, sottolinea Elias con chiarezza, l'immanentismo che caratterizza il pensiero del teologo sudamericano. La critica si estende anche ad un altro nome eminente della teologia della liberazione, il brasiliano Leonardo Boff. Elias ha orientato il lavoro di dottorato di Boff a Monaco di Baviera. L'analisi dell'opera di Boff è più difficile, riconosce Elias, dato i suoi numerosi scritti che non sempre sono autenticamente teologici, poiché in essi si mescolano teologia e spiritualità, altre scienze e profezia, cioè proposte per un nuovo avvenire della Chiesa e della teologia. Il fattore coagulante dei suoi scritti non è la ratio teologica, sino l'appassionamento. Non è la ratio teologica, ma la passione, tra virgolette, teologica. Riferendosi ai suoi scritti sui sacramenti, ricorda che per Boff il mondo è in realtà un grande sacramento per i credenti, mentre rimpiange il fatto che la Chiesa abbia limitato a 7 il numero dei sacramenti nel Concilio di Trento, esprime il desiderio di superare la differenza tra immanenza e trascendenza che si trova nella dottrina tradizionale su Dio, poco umana, terrena e mondana. Propone sulla scia di Teilhard de Chardin
il concetto di trasparenza per riferirsi al rapporto Dio-mondo. Propone una sacramentalità della vita, sempre penetrata dalla grazia di Dio. I sacramenti sarebbero quasi delle celebrazioni in cui gli uomini festeggiano la loro vita e le sue tappe. Una concezione vicina a quella del positivismo di Augusto Conte nella sua proclamazione di una liturgia secolarista. La grazia non aggiungerebbe qualcosa alla natura, ma sarebbe un brillare di Dio attraverso la natura. Secondo Boff, il buon umore umano sarebbe già una manifestazione del divino nell'uomo. Ripercorrendo l'itinerario teologico di Boff, Elias ricorda che quando ha scritto la sua Cristologia, Jesus Cristo Libertador, proponeva che Gesù sarebbe l'ultimo liberatore, più grande di Mosè, il primo liberatore. Il regno di Dio coinciderebbe con la soppressione del peccato e delle sue conseguenze per la società e il cosmos. In ciò che riguarda il tema del rapporto tra la storia profana e quella della salvezza, si può affermare che Boff in quest'opera parla di un'unità nella differenza. Più tardi, quando scrive il suo contestato libro Iglesia, Carisma e Poder, Chiesa, Carisma e Potere, rivela aver abbandonato la visione che aveva allo scrivere la sua Cristologia. Il regno di Dio come essenza e conclusione della storia, come utopia realizzata nel mondo, abbraccerebbe in sé, nello stesso modo, il mondo e la Chiesa. Il mondo è il luogo in cui si realizza il regno di Dio. Il contenuto del regno viene spiegato come la liberazione dei poveri e la consolazione per coloro che piangono, giustizia, pace, perdono e amore. Nonostante le affermazioni al contrario, Elias avverte che il regno ha una matrice meramente umanitaria e sociopolitica. Il teologo brasiliano sembra non capire più la frontiera tra un mandato missionario di matrice soteriologica e un mandato di matrice politica, tra storia profana e storia della salvezza, e perciò le sue critiche contro la Chiesa diventano sempre più dure nella misura in cui ripassa la storia nel suo scritto ecclesiologico. Alla fine conclude che la vera Chiesa si trova in realtà nelle comunità di base, che si sono lanciate con più impegno nel processo storico di liberazione e anticipano qualcosa della perfezione futura. Il teologo, secondo il suo ex maestro, si è deciso per un modello monista di fronte al problema del rapporto tra la storia mondana e quello della salvezza, e le conseguenze sistematiche di questo atteggiamento si fanno sentire nella sua ecclesiologia e nella sua opera successiva. L'articolo finisce mettendo in rilievo la fragilità del tentativo fatto dalla TDL di fondare, per analogia, il suo approccio sul rapporto tra la storia mondana e la storia della salvezza nella teologia sacramentale e nella Cristologia. La fede in un Dio incarnato implica una doppia dimensione della vita e della missione cristiana: fede divina e lavoro umano, un'unità inseparabile e senza confusione. Il discorso dei teologi della liberazione è fluido, ma sembra più mistico che teologico. I fondamenti biblici e gli argomenti storici su cui si fonda questo modello, che propone un'unità indissolubile tra il mondano e il salvifico, sono deboli e incerti. Perciò i teologi spesso si appellano ad argomenti teologici come la storia vista come sacramento o il mondo umano letto come tempio di Dio, tutto alla luce del mistero dell'incarnazione. Il paragone con l'unione ipostatica e la sua dinamica non serve a dimostrare l'unità della storia profana e salvifica, poiché potrebbe portare, se si prende sul serio l'analogia, a una sacralizzazione del mondo e del lavoro umano, ciò che i teologi della liberazione rifiutano con ragione, riconosce Leo Shevchik. I teologi della TDL ricorrono spesso anche ai testi del Concilio Vaticano II per fondare la loro visione di unità nella storia,
ma LS mette in rilievo le debolezze di questi tentativi. Dopo le critiche fatte ai teologi della TDL, l'autore afferma che non si vuole sminuire né minimizzare lo sforzo fatto da loro, ma esse dovrebbero cercare di raccogliere le critiche e impostare in modo nuovo la riflessione sul rapporto tra storia mondana e salvifica, sulla missione umana e salvifica dei cristiani, perché il sublime Vangelo possa brillare in essa. Quarto punto della nostra presentazione, la critica all'ermeneutica biblica della teologia del politico. Nel 1988 viene pubblicato un articolo di LS il cui titolo è «Acerca della ermeneutica biblica della teologia dello politico, según Clodovis Boffe». In questo articolo il nostro teologo tedesco fa le sue osservazioni sull'opera Teologia e Praxis, i fondamenti epistemologici della teologia della liberazione, scritta dal fratello di Leonardo Boffe, Clodovis. Secondo il nostro autore, l'opera del teologo brasiliano pretende essere un trattato sui principi e sul metodo della TDL, ma quando esaminata si rivela in realtà una lunga apologia. Il discorso è prolisso, la struttura sistematica è poco chiara, i titoli e i sottotitoli non corrispondono sempre alla materia che viene trattata dall'autore. L'opera non avanza secondo un ragionamento lineare, ma circolare. Così i grandi temi, gli argomenti principali vengono più volte riproposti lungo l'intera opera. Vengono criticati anche il concetto di politico e la sua importanza teologica, ma anche il concetto di prassi e il suo ruolo nel metodo teologico. Nella terza e ultima parte del suo articolo, LS ricorda che le posizioni teologiche che caratterizzano la teologia del politico costituiscono un serio limite all'ermeneutica biblico-teologica da essa sviluppata. Emerge dall'opera di Clodovis Boffe il modo succinto e parziale in cui viene presentato lo status questionis dell'ermeneutico. La mancanza di chiarezza concettuale e metodologica che caratterizzano l'intera opera di Boffe porta delle gravi conseguenze al modo in cui viene concepita la Sacra Scrittura e il suo contesto storico-salvifico. Si trova nell'opera, in questo ragionamento, la convinzione di che la storia della salvezza e la storia del mondo sono identiche. La fede non è intesa come salvezza e nemmeno ci porta la grazia, poiché la salvezza avviene con l'attuare pratico dell'agape, sempre connesso alla giusta prassi sociale, che consiste nell'identificarsi con gli oppressi e nella partecipazione alla loro fame di giustizia. LS osserva che il vero senso della scrittura viene elaborato dall'uomo nella sua vita concreta. In realtà, il riferimento ultimo per l'interpretazione della Bibbia non è il suo testo stesso, ma la storia attuale, la storia del suo lettore. È in questa storia e per questa storia che si rivela il testo biblico. Il lettore si trova allora al centro dell'interpretazione del testo biblico. La conclusione dell'articolo è bombastica. Eliasse conclude così la sua critica all'opera Teologia e Praxis di Boffe. Traduco. All'inizio della descrizione della posizione ermeneutica storico-soggettivista, l'autore nota che senza questa concezione storicizzata della parola di Dio e la sua appropriazione, una teologia del politico sarebbe semplicemente impossibile. In questo, scrive Shevchik, in questo devo essere d'accordo con lui. Ma dato che l'ermeneutica da lui offerta sulla linea della rivelazione della Sacra Scrittura
della teologia e del pensamento filosofico realista è insostenibile, l'autore stesso ha condannato indirettamente la teologia politica. L'autore ha elaborato il suo libro con l'intento di procurare i fondamenti teologici, scientifici e critici per la TDL, che egli spesso critica come una sorta di lirismo teologico. Proprio approfondendo i fondamenti di quella teologia, ha dimostrato che, come teologia, tende a fallire. In questo si può riconoscere il merito di questo libro. Osservazione finale. Negli anni 70, mentre si sviluppava in Brasile e in tutta l'America Latina la TDL, sono stati tradotti in portoghese un libro ed alcuni articoli di LS sull'antropologia teologica ed escatologia, oggi purtroppo difficilmente rintracciabili nella più grande parte delle biblioteche e delle facoltà di teologia e dei seminari brasiliani. Nonostante le sue pubblicazioni in spagnolo, tra gli anni 70 e 90, il suo nome è ancora poco conosciuto, purtroppo, in terre latinoamericane. I suoi articoli che abbiamo analizzato ci hanno permesso di toccare la profonda conoscenza che l'autore possedeva della testimonianza della tradizione, degli insegnamenti del Magistero e della riflessione sistematica della teologia, senza scolasticismo né archeologismo, una conoscenza che nella sua cattolicità si mantiene sempre aperta per affrontare la realtà del contesto ecclesiologico e teologico del suo tempo. In ciò che riguarda la TDL, abbiamo constatato che LS, ancora prima degli interventi della Congregazione per la Dottrina della Fede, ha capito i meriti e i pericoli che si trovavano nella nuova ed effervescente corrente teologica latinoamericana. Come ha testimoniato il Papa Benedetto XVI, sugli anni in cui hanno lavorato insieme nella commissione dottrinale della Conferenza Episcopale Tedesca, l'umile e timido LS sempre ha preso posizione in modo chiaro di fronte alle questioni teologiche da analizzare e valutare. Lui diceva, subito con grande chiarezza e nello stesso tempo con puntuale giustificazione teologica, quello che andava e quello che non andava. Leo Shevchik era così il vero rompeghiaccio di queste discussioni. Ancora negli anni 70 scrive sui problemi teologici che riguardano il cosiddetto Cristo politico, consapevole che gli errori in materia cristologica si diffonderebbero negli altri trattati della teologia sistematica. Negli anni 80 approfondisce le sue conoscenze sulla TDL e condivide interamente gli interventi magisteriali in materia, prendendo posizione in favore dei testi romani di fronte a coloro che da una parte e dall'altra dell'Atlantico nutriscono e diffondono un complesso antiromano. Negli anni 90 LS ha affrontato i problemi del rapporto tra la storia della salvezza e la storia del mondo e il rapporto tra la Chiesa e il mondo nell'ambito della TDL per far notare i limiti del suo approccio e le nefaste conseguenze teologiche di entrambe le proposizioni. Nell'insieme dei suoi articoli si osserva la necessità di ritornare alla verità rivelata, sempre perenne e pertanto anche sempre attuale, una verità che trascende le differenze di tipo storico-geografiche, ma anche socio-economiche, e quindi in grado di offrire i necessari criteri veritativi per analizzare e dialogare con alcuni dei più grandi principi e temi sviluppati dalla TDL. LS si rivela attento e sensibile a diversi aspetti di questo movimento teologico latinoamericano, ma le sue abbondanti critiche rivelano la serietà con cui viveva la sua vocazione teologica e il suo desiderio di collaborare con delle indicazioni chiare
perché la TDL potesse percorrere un cammino di autocritica e di arricchimento quanto ad alcuni aspetti della sua cattolicità, a fin di offrire ancora più frutti a tutta la Chiesa. In un tempo segnato da una non attesa rinascita della TDL in Brasile e altrove, sembra più che mai necessario rileggere il metodo, i contributi teologici e le proposizioni pastorali della TDL, perché si possa fare un vero discernimento, accogliere con riconoscimento i suoi meriti e indicare con le critiche necessarie i suoi punti deboli. Se la TDL vuole in qualche modo arricchire la teologia cattolica, deve passare con umiltà e speranza per il cammino delle critiche e delle autocritiche per raggiungere la piena maturità, superando così certi pregiudizi e complessi che l'hanno quasi che blindata alle critiche lungo gli anni 70 e 80. In un tempo descritto da alcuni come modernità liquida, LS si presenta come una delle cime dei monti, per parafrasare Newman, che le acque del diluvio della diffusa non credenza è rimasta come isola sulla vasta superficie dell'acqua. Lo spirito della non credenza è una minaccia concreta e più che mai attuale per tutti, pastori, fedeli, teologi, pastoralisti. LS fa parte della squadra dei grandi teologi del secolo XX che hanno proposto una teologia radicata nelle salde fonti teologiche ed aperta ai problemi del suo tempo. Un modello che merita essere più conosciuto e imitato, non solo da coloro che lottano per portare avanti l'eredità della teologia della liberazione oggi, ma da tutti i teologi che intendono offrire con umiltà e chiarezza, fede e carità, il loro vero contributo alla storia della teologia e conseguentemente al mondo in cui viviamo.